Pino, raccontami una cosa. Qual è stata secondo te, delle gare che hai vissuto, ne hai fatte mille tra moto e macchine, quella che ti è piaciuta di più e perché? Ma le gare mi sono piaciute tutte, dalla prima all'ultima. Quelle in cui hai vinto di più? Ma quelle che hai vinto, li hai vinti, ma anche quando arrivi ultimo mi è sempre piaciuto. Io andavo a correre per divertimento e per piacere, perché io andavo a correre, uno va a correre per la gente, no, io ho sempre corso per conto mio. Io non volevo fare quel libro lì, si era messo a scrivere un ragazzo, è arrivato, ha fatto 3 o 4 di ala, ma no, basta, basta. E di fatto, perché io ero geloso delle mie cose, ero geloso. Io, quello che abbiamo fatto io e mio fratello, devo ringraziare il Giuseppe, tutti i ragazzi, cioè circa 15 ragazzi che lavoravano da me, no? Io devo ringraziare solo quei ragazzi lì, perché allora non c'erano gli straordinari, ma noi che lavoravamo, veniva giù via mia a portare giù la pasta asciutta a mezzanotte, andavamo avanti a lavorare fino a dopo. Eravate voi straordinari. Se raggiungiamo noi gli straordinari. No. Ma il ricordo che le viene in mente così, più di... Tutto uguale, anche le notti. Anche una... Anche beh, le lotteria. Anche le notti che abbiamo buttato via per lavorare, uguali tutti. E invece l'avversario più forte che ha mai incontrato? In motocicletta è quello che è morto in Sudafrica con la Lotus, porca miseria quel nome lì, Gary Hawking. Okay. Perché? Perché era il più veloce in assoluto di tutti. Io a Monza ero uno dei più veloci. Mi dava, noi abbiamo fatto la preparazione del 175 per il Giro d'Italia. Abbiamo fatto dal lunedì al venerdì girando tutte dalla mattina alla sera, no? con un 250 che poi l'hanno fatto diventare 175, no? Perché il problema, si rompevano le gabbiette della biela. Sono andati a correre e ha vinto il Giro d'Italia. E lui mi dava dai 3 ai 4 decimi a giro e non riuscivo in una settimana. Non sono riuscito a avvicinare il suo tempo, ma io ho corso con la Bianchi, con McIntyre, ho corso con Patty Driver, con Derek Minter, erano tutti dietro. A Monza, Guerrero che girava più secondo. In macchina, tutti uguali. Macchina, non è che ho trovato. Io come andavo in moto, sono salito in macchina, non ho trovato differenza. Io ho fatto la scuola allievi piloti della Centro Sud, con Taruffi, che ho il libro che mi ha fatto la dedica, no? Mi ha detto ti auguro di fare i risultati che hai fatto in moto. All'epoca era molto più consueto, diciamo, un passaggio. La moto migliore che ho provato io, in senso assoluto, è quella che ho fatto l'ultima gara a Monza con le MV, che sono caduto perché si è rotto il motore. Era un 250 maggiorato e io quella gara lì la vincevo a mani basse, invece al secondo giro si è rotto, sono andato fuori strada in parabolica. Ma delle corse di oggi invece cosa pensi? Ma non penso niente. Le vedo, vedo le moto in televisione, ma non è che mi ispirano più di tanto. Già il problema è che quando piove cambiano la moto, è una roba che... All'epoca correvate. All'epoca facevamo 175, 125 e 175, oppure 350 e 500. Oh Giuseppe, buonasera. Sì, fai anche a me in giù. Invece la Formula 1, Tino? La Formula 1 non spendo neanche i soldi per la televisione.
com'è che hanno rovinato queste corse? Che cosa è che ha rovinato le corse? Le corse le hanno rovinate per fare lo spettacolo. Noi quando facevamo il Formula 3 a Monza si partiva 80, 90, 100 macchine, no? Facevamo 60 giri sulla Junior e 30 giri sullo stradale. Il Formula 3 adesso fa una settimana di prove, 10, 15 treni di gomme, pronto via, 5 giri, finita la gara. Chi è che va a vedere? Non ci sono più. Un momento, andare a correre a Monza mi davano 50.000 lire, adesso ho 450.000 lire a disposizione, ma dove vogliono andare?